anche un mezzo, delle manutenzioni che aveva anche delle bombole all'interno. Per fortuna non vi sono stati danni. Non so sinceramente gli autisti, forse sono in ospedale. Quest'auto verde è di una delle persone che è decedute, che è stata comunque riportata sulla carreggiata perché comunque ricadeva all'interno di questo giardino. Mentre in fondo si può vedere la parte, diciamo, con la magnitudo maggiore dove c'è stato anche la morte del giovane vigile del fuoco Herrera, con una Defender 110, milioni di fiumi. Un'automobile molto pesante. Questi sono i mezzi coinvolti, alcuni dei mezzi coinvolti. Questo è il Defender del Vigile del Fuoco.